Benvenuti a questo nuovo video che, come vedete dal titolo, fa parte della serie Pillole di Ubuntu e siamo arrivati al numero 7. Cosa vediamo oggi? Passiamo subito ai vari punti o alle varie pillole. Prima pillola, visualizzare il calendario, quindi stiamo parlando sempre di terminale, come molto spesso succede o quasi sempre in questi video delle pillole di Ubuntu. Parliamo di comandi da terminale che possono essere utili, la conoscenza dei quali può sempre venire utile un giorno o l'altro. Allora, qui parliamo di calendari con i comandi cal e ncal. Le differenze fra i due comandi quali sono? Sono qualche opzione in più diversa o in più per ncal rispetto a cal e anche la disposizione diversa nel mostrare i mesi fra un comando e l'altro. Comunque sono tutti e due disponibili nel nostro sistema. Qui parliamo comunque di Ubuntu. In altre distribuzioni sicuramente questi sono comandi che sono disponibili genericamente in tutte le distribuzioni. Comunque cal ncal, proviamo a richiamarne uno, cal, e vedete che ci presenta il mese corrente, come scritto qui, con evidenziazione del giorno corrente, quindi oggi è l'8 settembre 2014, eccoci qua con l'8 evidenziato. Se usiamo ncal, vedete la disposizione diversa dei mesi, quello che dicevo un attimo fa. Vediamo un po', la settimana è messa in verticale dal lunedì alla domenica, mentre qui dalla domenica fino al sabato è messa in orizzontale. Insomma, avete capito a occhio la differenza, eh? Poi vediamo qualche opzione di questi comandi cal ncal. Se facciamo cal opzione righetta 3, rispettivamente ncal righetta 3, mostra 3 mesi, il precedente, l'attuale e il prossimo. Facciamo la prova, cal meno 3, righetta 3 più che meno, opzione 3, vedete, settembre, con alla sinistra agosto, il mese passato, e il futuro sulla destra. Stessa cosa per ncal. Ncal, disposizione diversa, ma stesso risultato dei 3 mesi. Poi c'è un'opzione specifica per ncal che è meno W, mostra anche i numeri delle settimane, può essere utile anche questo, perché no? Facciamo ncal meno V e vediamo che mostra il mese con i numeri delle settimane. Credo che li metta, vediamo un po' rispetto a prima. Sì, questi sono i numeri delle settimane, quindi la 35esima, 36, 37, 39. Eccole qua i numeri delle settimane. Poi mostrare l'anno corrente o l'anno indicato. Ecco, addirittura questo, vediamolo con cal, se facciamo meno y, che sta per year in inglese, meno y mi mostra tutto l'anno 2014. Ecco che il titolo è 2014 e poi si parte gennaio, febbraio, eccetera. Quindi qui c'è una visione dell'anno completa fino a dicembre. Utile anche questo. Rispettivamente posso anche chiedere di un certo anno, ecco come lì nell'esempio metto 1990 e lui mi mostrerà come erano i giorni di quel, ops, 2014, dov'è che inizia? Eccolo qua, 1990, ecco qua, e così via, eh? Quindi utile, diciamo, per avere qualcosa di leggero, quindi si apre in fretta un terminale, dice voglio vedere che giorno era di quel tal anno, eccetera, eccetera, tac, cal, è subito fatto. Mostra il mese indicato dell'anno corrente o dell'anno indicato. Ecco qua, mostra uno specifico mese, per esempio la prima forma qui, vediamo un po', cal-m che sta per month inglese, il mese, luglio, quindi le prime 3 lettere sono sufficienti, mostra specificatamente luglio del 2014, così come posso scrivere anche tutto luglio. Ma appunto le prime 3 lettere servono già a distinguere univocamente i mesi, quindi luglio dà lo stesso risultato. Così come posso dirgli anche di un certo anno, naturalmente. Quindi gli dico voglio il mese di luglio dell'anno 2000 e lui mi fa vedere com'era il mese di luglio dell'anno 2000. Voilà.
interessante anche questo, così come un'opzione specifica di NCAL che mostra, vediamo un po' cosa mostra, i codici dei paesi che hanno evidenziato il proprio. Non c'entra con il calendario, ma può essere utile. Ah, ok. Quindi NCAL include anche questa opzione, meno P, che mostra i codici a due lettere dei paesi, penso i codici internazionali, ISO riconosciuti. E in evidenza, vedete l'asterisco, per esempio io ho il sistema installato in Svizzera, sono, che ne so, connesso in rete in Svizzera, non so dove va a prendere questa informazione, probabilmente dalle impostazioni di sistema e non dalla rete, e mette in evidenza con l'asterisco il fatto che il mio sistema è installato come sistema per la Svizzera. Ecco qua. Rispettivamente ci sono gli altri vari paesi in giro, eh. E, voilà, a questo punto non c'entra col calendario, ma ho trovato questa opzione che, chi lo sa, può sempre venire buona, essere utile, non lo so, qual è il codice internazionale di un certo paese, NCAL-P, e quindi abbiamo una bella sequenza. Non sono tutti i paesi del mondo, ma un bel gruppo. Poi cambiamo argomento, quindi qui con CAL-NCAL avete visto l'utilità, è per vedere i giorni, i mesi, le disposizioni, sempre utile e veloce e leggero nel terminale. Poi pensiamo a una cosa più specifica, più pratica di utilità, forse quello del comando CD per cambiare directory, cambiare cartella. Quando si naviga da una cartella all'altra, facendo due comandi CD, c'è il modo per tornare direttamente alla cartella precedente senza fare tutto il tragitto di risalire l'albero delle cartelle e di riscendere nell'altra cartella, eh? Quindi, come sappiamo, quando noi siamo dentro una cartella che non è quella più in alto nell'albero, si può sempre tornare con CD puntini puntini, si torna a quella superiore, no? Per esempio, qui sono nella scrivania, faccio CD puntino puntino e torno nella mia home. In questo caso è già la home. Comunque, puntini puntini, fossi in sotto cartelle, tornerebbe a una di una cartella nella gerarchia, nel livello superiore. E questo lo sappiamo. E il solo comando CD, ecco, vediamo un po', scrivania, poi mi sembra che c'è una cartella, sì, ecco, accidenti, shortcut, ecco, queste sono due sottocartelle, se faccio il comando CD senza opzioni torno alla home direttamente, in qualsiasi punto mi trovo. E anche questo può essere utile per tornare rapidamente in cima all'albero delle cartelle. Ma quello che era più interessante per questa pillola di Ubuntu era di passare da una cartella all'altra in alternanza di due percorsi diversi. Ecco, se io faccio questo comando, per intenderci, vado nella cartella documenti miei, quindi nella mia home, Nicola, documenti miei. Poi, per ragioni mie operative, vado direttamente in un'altra cartella che è questa, nella mia immagini diverse. A questo punto, senza conoscere l'opzione che adesso vediamo, io dovrei usare il comando CD puntino puntini per tornare su da diverse immagini, Nicola come minimo, e poi tornare giù CD documenti miei per tornare a questo punto. Invece, quando ci siamo alternati direttamente da una cartella all'altra, quando siamo andati da una cartella all'altra, c'è un comando CD spazio trattino che torna direttamente alla cartella precedente. Quindi faccio CD spazio trattino e vedete che sono tornato direttamente in documenti miei. Quindi da questo percorso, diciamo che questo trattino mi permette nella storia della navigazione di andare direttamente in un'altra cartella indipendentemente da dove si trova, quindi senza dover risalire l'albero della cartella e riscenderlo. Quindi ricordate CD trattino. E vedete che si alternano le due, cioè sempre quella precedente, sono tornato in immagini diverse, faccio di nuovo CD trattino, torno in documenti miei. Quindi dovessi aver bisogno di lavorare in queste due cartelle un po' qua un po' là, con questo comando posso balzare da una cartella all'altra rapidamente senza dover ripercorrere tutto l'albero delle cartelle. Può essere utile saperlo questo. Altra pillola di Ubuntu, beh, questo un po' così. Chi conosce Grep sa che Grep è un
un ottimo comando, un ottimo programma per ricerche in tutte le salse. Qui ve ne mostro una forma perché, come dico, è una semplice da tenere a mente, che può sempre venire buona a conoscerla. Fra le tante, greppa moltissime opzioni, fra le quali c'è questo meno L che permette di cercare una certa stringa di caratteri in un gruppo di file, per esempio. Ecco, in questo caso, in questo esempio, gli dico di, con l'opzione meno L, di cercare tutti i file txt che hanno l'estensione txt che contengono questa stringa riga 1. Allora facciamo una prova, però prima è meglio che mi posiziono di nuovo nella scrivania perché so che lì c'è almeno un file giusto per far funzionare l'esempio. Quindi dico cercami tutti i file in questa cartella dove sono adesso che contengano riga 1, almeno una stringa riga 1, una o più. Enter e vedete che ci sono due file nella mia scrivania che terminano con txt e che contengono riga 1. Ecco, questo è un comando molto veloce per le ricerche e che può sempre essere utile conoscere. Poi, terza pillola, no, terza, quarta pillola e penultima per questo video di Ubuntu, ricercare i manuali con una stringa. Qui manuali, dunque, chi segue il mio canale avrà già avuto modo di vedere che nei sistemi Linux in generale c'è un comando che si chiama man, che sta per manuali, con il quale posso richiamare, diciamo, l'aiuto in linea di altri comandi, ma anche di se stesso. E man richiamo il manuale del comando manuale. Ecco, si aprono delle pagine particolari, scritte, formattate in un modo particolare, che descrivono le opzioni e come si usa un determinato comando. Ecco. Detto ciò, c'è anche la possibilità di ricercare specificatamente qualcosa in tutti i manuali di tutti i comandi, che sono tanti, e calcolate che ogni comando in genere ha il suo manuale, quindi con tanti comandi e tanti manuali a volte può essere utile poter cercare una specifica stringa in mezzo a tutta questa documentazione in linea. Allora, vediamo una prima forma di ricerca che riguarda l'opzione meno F. Ecco, quindi usiamo pure man stesso senza cercare un comando qualsiasi, usiamo se stesso per fare le ricerche. E se cerchiamo, usiamo questo comando, quindi man-f su man stesso, vediamo che ci ritorna un elenco dei manuali che parlano di man, che hanno, vedete qui, che contengono la stringa man e quindi che si riferiscono a questo argomento, a quella stringa che io ho voluto cercare. Qui dico che è l'equivalente di un altro comando che dovrebbe darmi lo stesso risultato. Vediamo se è vero. E infatti vedete che man-f man è l'equivalente di what is, ovvero in inglese cosa è man. Ecco, magari qualcuno potrà dire che è più intuitivo dire what is man, cioè viene più spontaneo dire ma cos'è man? What is man rispetto a un'opzione meno F, però buono da sapere che se non riesco a memorizzare il fatto che esiste il comando what is, ma man lo uso più spesso, ecco, memorizzando l'opzione F, sappiamo che possiamo fare questo tipo di ricerca. Così come c'è un'altra opzione invece di meno F, meno K, che permette di elencare tutti i manuali che contengono quella stringa, non necessariamente solo nel nome del manuale. Ecco, vediamo la differenza fra i due tipi di comandi. Quindi man, meno K, man. Ok, vedete che differenza c'è fra questo, quanta roba, mamma mia, quanta roba. Vedete quanta roba che esce, che differenza c'è fra man-f e man-k? Che il man-f ricerca proprio solo nel titolo, nel nome del manuale, quindi sono uscite due righe. Il man-k ricerca anche nel contenuto, proprio dove c'è man.
nel contenuto e non necessariamente nel nome del manuale. Vedete, per esempio, questo manuale è per AccessDB, ma il man è dentro nella sua descrizione, non c'entra niente magari con quello che volevo io, però è proprio solo per mostrare la differenza fra i due comandi, uno è più esteso dell'altro, va a cercare proprio anche nelle descrizioni. Vediamo un po' il déjà dupe qui, per esempio, è stato elencato perché c'è la stringa man di manual, ecco, proprio vedete che cerca proprio nelle descrizioni qualsiasi stringa corrispondente al man che ho dato io. E qui sono tantissime, ne sono uscite. E anche in questo caso l'opzione man-k ha il suo corrispondente in un comando apposta che è apropos. Ecco, qui si tratta sempre di inglese, ma forse questo è ancora più vicino all'italiano, che potrebbe essere tipo a proposito di man, apropos man, e mi dà lo stesso risultato. Ecco, quindi qui ci sono due equivalenze. Quindi usando sempre un comando solo, quindi man, con due opzioni, oppure usando uno specifico comando per fare la stessa cosa. Quindi, riassumendo, F elenca i manuali che hanno nel nome del manuale stesso quella stringa che viene indicata. K elenca tutti i manuali che contengono la stringa da qualche parte, non necessariamente nel nome, ma anche proprio nella descrizione del manuale, quindi più estesa come ricerca. E che questo può essere risultare utile. Ultima pillola per questo video, seguire le modifiche, live, ho scritto sbagliato, seguire le modifiche, scusate, live, nel senso dal vivo, in diretta, di uno o più file di testo man mano che vengono scritti. Ecco, questo è un po' curioso come comando, come risultato. Comunque io ho indicato qui la sintassi per ottenere questo effetto sia con due file che con uno, ma vi faccio la dimostrazione con uno perché poi il principio è identico. Ecco, allora io mi sono già preparato un file, myfile.txt, nella mia scrivania, quindi lo apro con il mio editor a terminale. Eccolo qua. Questo è un file che contiene, che ha un contenuto riga 1 in questo momento, riga 1, e nell'altro terminale, per mostrarvi l'effetto, attivo questo comando tail-f myfile.txt. Quindi sono nella stessa cartella, evidentemente, e voglio controllare quel file lì, come si modifica in live, appunto, in diretta, diciamo così. Ecco, attivo il comando e vedete che c'è riga 1, ovviamente. Come è il contenuto del file? Riga 1, riga 1. Adesso io vado avanti a scrivere riga 2 e salvo. E vedete che qui appare riga 2. Boh, per questione di spazio si è mangiato una R, ma non fa niente. Vedete il principio, eh? Voglio solo mostrarvi il principio. Riga 3, riga 4, riga 5. E salvo un'altra volta. Vedete riga 3, riga 4, riga 5. Vedete che con questo comando tail-f myfile.txt posso vedere in diretta in un terminale come cambia un certo file man mano che viene scritto. Proviamo a far ripartire il comando. Ecco, così me le fa vedere giuste le righe là. Cosa può servire, vi chiederete, questa cosa? Perché io salvo, adesso lo sto facendo manualmente, poi vedete che per questione di visualizzazione mi mangia anche un carattere, però non è lì il problema. Il succo cos'è? È che questo tipo di comando viene usato, o può venire usato, venire utile quando c'è un programma da qualche parte che scrive un file mentre sta elaborando dei dati o comunque sta lavorando quel programma. Se io voglio controllare quel file, che può essere un file di log, ovvero un giornale delle elaborazioni, non come in questo caso dove sono io manualmente a modificare il file. Questo è proprio solo un esercizio così per mostrarvi l'effetto, vedete riga 7, eccetera, eccetera. Ripeto, se invece di essere io manualmente a modificare questo myfile.txt fosse un programma anche
in automatico che lavora dietro le quinte, che continua ad aggiornare questo file per motivi suoi di servizio, io posso agganciare quel file senza disturbare per niente il programma che lo usa e vedere in diretta come viene modificato. Quindi devo solo, come dire, star seduto davanti al video e aspettare che qui si aggiungano man mano le righe. Questo può essere utile in determinate situazioni, ecco. Può sembrare per noi, come dire, utenti comuni, come dico sempre io, come mi dichiaro io e noi che seguiamo questo mio canale YouTube, utenti comuni, può sembrare più una curiosità che altro, però per persone tecniche che seguono magari l'evolversi di un'elaborazione di un programma, può essere molto utile avere un programma di questo tipo che tiene agganciato il file e aggiorna immediatamente ogni modifica che viene fatta su quel file. Ecco, con questo ho concluso anche questo pillole di Ubuntu numero 7. Vi saluto come sempre sperando che abbiate trovato interessante anche questo video e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!